Tutti abbiamo una lavatrice in casa ormai e probabilmente nessuno di noi la vede come un oggetto particolarmente pericoloso. Per i bambini piccoli, tuttavia, questi innocui e utilissimi macchinari possono essere delle vere e proprie trappole mortali e nel 2018 questa famiglia del Colorado ha vissuto quella che avrebbe potuto essere una tragedia quando il loro bambino di 3 anni è rimasto intrappolato nella lavatrice. Dopo l'enorme spavento che si sono presi, questo è il messaggio che hanno per tutti i genitori. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Lindsay Alan McIver, come la maggior parte degli adulti, erano entusiasti della loro nuovissima lavatrice a carica frontale. Hanno passato una giornata a installarla e poi a spiegare ai loro 3 figli piccoli che non dovevano toccare l'oggetto. Pensavano che i bambini avessero capito, ma molto presto, solo la mattina seguente, avrebbero scoperto che non era così e si sarebbero presi lo spavento più grande delle loro vite. Il loro figlio di 4 anni è entrato di corsa nella loro camera da letto con il viso pieno di lacrime. Era così sconvolto che i genitori riuscivano a malapena a capire cosa stesse dicendo. Poi Alan, nel cui cervello si era all'improvviso accesa una lampadina, è saltato giù dal letto ed è corso di sotto per vedere cosa stesse succedendo. Fu allora che Lindsay, rimasta in camera e intenta a provare a tranquillizzare il bambino, lo sentì iniziare ad urlare. Prima ancora di arrivare giù, Lindsay si rese conto di quale fosse il problema. Chloe, la loro bambina, era finita dentro la lavatrice. Terrorizzata, la madre si precipitò al piano di sotto e in effetti trovò la bambina di 3 anni intrappolata nella lavatrice. Le sue grida si facevano sempre più soffocate mentre la macchina cominciava a riempirsi di acqua e iniziavano i cicli di lavaggio. La situazione avrebbe potuto essere una tragedia vera e propria, ma per fortuna i genitori sono arrivati giusto in tempo per fermare la lavatrice e far uscire la figlia prima che finisse l'ossigeno o annegasse. Tuttavia, la coppia era completamente scossa, comprensibilmente. Naturalmente, Lindsay ha passato giorni a rimproverarsi per l'incidente e ha fatto del suo meglio per spiegare di nuovo ai figli che non dovevano toccare la lavatrice senza spaventarli troppo o far trapelare la sua di paura. Poi ha deciso di condividere quella loro terribile esperienza su Facebook con la speranza di rendere gli altri genitori più consapevoli dell'insospettabile pericolo che la loro lavatrice rappresenta per i bambini piccoli. Dopo aver vissuto per giorni nella nostra mente gli scenari più spaventosi, sappiamo di essere stati benedetti da Dio, che ha avuto pietà della nostra bambina, ha scritto nel suo post. Lo racconto qui perché, fino a prima che succedesse questo incidente, neanche noi ci eravamo resi conto del pericolo che costituiva questo macchinario così innocuo e utile che quasi tutti ormai abbiamo nelle nostre case. Non ce ne siamo accorti fino a quando non è stato troppo tardi, ha continuato. Siamo continuamente sorpresi dai modi nuovi e fantasiosi che i nostri figli escogitano per mettersi in pericolo. E questo è stato decisamente nuovo. Eppure, nonostante l'impegno dei McIver nel tentare di sensibilizzare le persone sull'argomento, quello di Chloe, purtroppo, non è stato un incidente isolato. Infatti, circa un anno dopo la sventata catastrofe in casa McIver, un bambino di soli 3 anni di Orlando è morto dopo essere entrato nella lavatrice di famiglia mentre giocava con i fratelli più piccoli. Ad un certo punto lo sportello si è chiuso dietro di lui e il piccolo è morto per mancanza di ossigeno prima che qualcuno lo trovasse. Inoltre, proprio nel febbraio del 2021, c'è stata un'altra tragedia, questa volta a Christchurch, in Nuova Zelanda. Un bambino è stato trovato privo di sensi dopo essere riuscito a salire su una lavatrice a carica frontale. Purtroppo, nonostante la corsa in ambulanza, il bambino non è sopravvissuto al tragico incidente. Questo ha evidenziato ancora una volta i pericoli del caricamento anticipato delle lavatrici. Questo non è il primo caso di un bambino che muore o viene ferito a causa di un incidente che coinvolge una lavatrice a carica frontale, poiché molti bambini si incuriosiscono e tentano di salirci sopra. Una volta che un bambino è all'interno della macchina è possibile che soffochi dopo essere stato intrappolato, oppure se la macchina è accesa è possibile che anneghi. La Consumer Product Safety Commission, CPSC, riferisce che dal 2019 ci sono stati 3 decessi e circa 3.000 visite al pronto soccorso di bambini sotto i 5 anni proprio a causa delle lavatrici. Purtroppo e per fortuna, si sa, i bambini sono molto curiosi, ma questo a volte può metterli in serio pericolo. Il compito di un bambino di età compresa tra gli 1 e i 4 anni è semplicemente esplorare e scoprire come funziona il mondo. Ha affermato Ben Hoffman, pediatra e presidente dell'American Academy of Pediatrics Council of Injury, Violence and Poison Prevention.
Sono delle vere e proprie macchine di curiosità e sono impulsivi per natura. Trovano affascinante l'acqua e curiosa la filatura dei vestiti. Vedono sempre i loro genitori intorno alla lavatrice, quindi perché dovrebbero pensare che sia un luogo pericoloso? Per questo motivo i genitori devono essere molto chiari sul fatto che le lavatrici non sono giocattoli e che la zona della lavanderia non è un luogo in cui è bene giocare. E per fare in modo che imparino ciò, ci sono diverse cose che i genitori possono fare per proteggere i propri figli. Ad esempio, se la lavatrice e l'asciugatrice si trovano in una stanza apposita, separata dalle altre stanze della casa, insomma, può essere una buona idea tenere questa stanza chiusa a chiave. Se invece non è possibile tenere i bambini fuori dalla lavanderia, è fondamentale assicurarsi che la lavatrice e asciugatrice siano ben livellate, stabili e salde, e possibilmente limitare dove possibile lo spazio intorno ai lati delle macchine, così da impedire ai bambini di fermarsi a giocare lì vicino. È inoltre buona norma tenere sempre chiusi gli sportelli della lavatrice e dell'asciugatrice. Tra l'altro, molte macchine hanno funzioni di blocco di sicurezza per bambini, quindi gli esperti consigliano sempre di leggere bene il manuale per capire cosa si può fare con il proprio modello e come farlo funzionare. Inoltre, gli esperti suggeriscono di chiudere sempre l'acqua alla lavatrice, in modo che, anche se il bambino dovesse riuscire ad accenderla, l'acqua non ci sarebbe. In questo modo, in realtà, la maggior parte delle macchine moderne non funzionerà proprio, ma piuttosto invierà un segnale avvisando che l'acqua deve essere aperta per avviare il programma. Infine, si possono anche prendere in considerazione le serrature di sicurezza per bambini da posizionare sugli sportelli della lavatrice e dell'asciugatrice, nonché l'installazione di interruttori di controllo aggiuntivi. Un altro consiglio fondamentale per la sicurezza è tenere i detersivi per il bucato fuori dalla portata dei bambini, specialmente quello in comode capsule monodose. Ci avete fatto caso che negli ultimi anni queste capsule monodose sono passate dall'essere azzurre, gialle o fucsia a colori come il blu, il viola o il verde scuro? Il motivo è molto semplice. Il sempre più elevato numero di incidenti di bambini che ingerivano le capsule dai colori sgargianti, che ai loro occhi ricordavano le prelibate caramelle, ha fatto preoccupare non poco medici e produttori, che ha escogitato questo cambio di look per rendere le capsule di colori più scuri, freddi e di conseguenza meno attraenti agli occhi dei più piccini. E, incredibile ma vero, sono bastati questi piccoli accorgimenti per far diminuire in modo drastico gli incidenti domestici con detersivi che coinvolgono i bambini. Ma le lavatrici non sono gli unici macchinari che molti di noi hanno in casa senza rendersi conto che potrebbero essere un vero e proprio pericolo per i nostri bambini, come ci dimostra la storia di questo bambino e del suo tragico incidente con un tapis roulant. Secondo la Consumer Product Safety Commission, ci sono stati circa 22.500 lesioni legate al tapis roulant trattate negli ospedali degli Stati Uniti. Di questa, circa 2.000 coinvolgevano bambini di età inferiore agli 8 anni. Tra il 2018 e il 2020 ci sono stati anche 17 decessi. La società americana di attrezzature per l'esercizio fisico Peloton si è ritrovata costretta a indire una conferenza stampa per segnalare ai genitori di tenere i bambini lontani dai suoi tapis roulant dopo la morte di un bambino. Il capo dell'azienda e fondatore John Foley lo ha definito tragico incidente, ma in realtà è uno dei tanti, troppi tragici incidenti che vede protagonisti i bambini e le attrezzature della Peloton. La piccola vittima era un bambino di 3 anni che ha subito lesioni alla testa dopo essere rimasto intrappolato sotto un tapis roulant. Fortunatamente il bambino si riprenderà, ma l'incidente ha causato comunque non pochi problemi alla compagnia. Il signor Foley ha affermato che i bambini dovrebbero stare lontani dalle macchine che sono diventate molto popolari durante la pandemia di Covid. 19. Progettiamo e realizziamo tutti i nostri prodotti pensando alla sicurezza, ha detto. Ma per garantire che tu e i tuoi familiari siate al sicuro con i prodotti Peloton, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Tenete sempre i bambini e gli animali domestici lontani dall'attrezzatura sportiva. Prima di iniziare l'allenamento, controllate lo spazio intorno a voi e assicuratevi che sia libero e sicuro. La Consumer Product Safety Commission ha dichiarato che sta indagando sull'incidente, mentre Foley ha affermato che la società non intende rilasciare ulteriori informazioni al fine di rispettare la privacy delle persone coinvolte. Anche se gli incidenti di questo genere sono pochi, ognuno di loro è devastante per noi. Le nostre preghiere sono per le famiglie coinvolte. Ha concluso, prima di aggiungere che la società sta attualmente valutando diversi metodi per rafforzare le precauzioni di sicurezza per prevenire incidenti futuri. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!